buonasera a tutti voi, ma che calore, ma quanti siete stasera? Ieri sera c'è stata già occasione di stare insieme, ma stasera veramente ne siete veramente tanti tanti tanti. Quindi buonasera a tutti voi e benvenuti a questo secondo appuntamento di questo tris di serate che si fanno qui il 12 e 13 agosto per la festa dell'organetto. Pensate un po', siamo arrivati e facciamo un applauso alla 30ª edizione. Facciamo un grande grande applauso ovviamente a voi che siete venuti, ma soprattutto a chi organizza per far sì che ci sia festa. Quindi facciamo un applauso alle persone che vedete vestite di giallo, capitanate dal presidente Nicola Perrotti, ovviamente tutta la loro gratuita collaborazione, perché sono ogni anno sempre più felici e fieri di poter organizzare una festa che sia sempre migliore dell'anno scorso, anche se devo dire la verità sono impeccabili in ogni cosa che fanno. E quindi un forte applauso va all'organizzazione di questa festa, che è l'Associazione Organetto 2000 Onlus. Un forte applauso. Però devo dire la verità, e lo dico ora che siamo anche ripresi dalla televisione, voi praticamente, se volete e avete un parente che sta in una città vicina, in una città lontana, in una nazione lontana, o se sta in America, o se sta in Australia, va, non lo so se arriva pure in Australia, faccio una domanda, ci arriva. Quindi chiamateli o mandate un messaggino e dite: collegatevi su www.festadellorganetto.it, c'è un'icona con scritto diretta streaming, andandoci a cliccare verranno praticamente qui a Piano della Croce e saliranno sul palco con noi, vedranno voi parenti che se vi girate e salutate, li potrete salutare, loro vi vedranno. E dopo, anzi dopo, voglio veramente ringraziare, perché anche ieri c'era questa diretta che poi rimane registrata, per cui chiunque volesse rivedere o i propri figlioli o i propri parenti che si sono esibiti qui sul palco, vogliono vedere se stessi che hanno partecipato anche ballando qui in questa splendida piazza, possiamo rivedere e possiamo far vedere i nostri parenti anche da lontano. Mi sono dimenticata che stavo dicendo, ma sicuro ritornerà. Ah, mi sono ricordata. Ieri praticamente nello stesso momento in cui facevamo la diretta c'erano delle persone che voglio poi salutare, quindi rimanete collegati amici da lontano, dal Brasile, da Stoccolma, quindi dalla Germania, dal Trentino, praticamente, quindi stiamo parlando dell'Alta Italia e non solo, ci hanno mandato i complimenti e hanno salutato la loro terra, alcuni anche veramente con messaggi particolari che ci hanno fatto un po' emozionare, perché sono quelle persone che crescendo hanno compiuto un'età importante e quindi non possono più rientrare in patria e non hanno avuto più occasione di ricalcare il loro territorio, quindi vedendo i ragazzi che suonano, vedendo i loro amici, pur se invecchiati, comunque hanno un modo per entrare in possesso, in contatto della loro famiglia e della loro terra. Salutiamoli, facciamo un applauso a tutti coloro che sono sintonizzati e quindi vi raccomando, chiamate qualcuno che è lontano, perché se ci mandano i saluti noi in diretta li salutiamo. Bene, come si dividono queste tre serate? Ieri come oggi facciamo un applauso ora, forte forte, a Folk in Progress, questa splendida band che accompagna... Ma perché vi fa male sbattere un po' di più le mani? Cioè, io mi chiedo, facciamo un applauso, c'è questa quando si muove? No! Queste povere persone che stanno qua da stamattina a montare, smontare, suonare, accompagnare, accogliere, devono essere incoraggiati. Oltretutto ci faranno compagnia, perché abbiamo fatto in modo che oltre ai ragazzi e bambini e alle signore più importanti di età si esibiranno non solo con l'organetto, ma ci sarà Folk in Progress che vi farà compagnia con la loro splendida musica e vi porterà qui a Piano della Croce a trasformarla in una balera meravigliosa. Andiamo avanti, il primo, signori e signori, ad esibirsi questa sera, piccolino tanto non è, però comunque un ragazzino, e poi incoraggiato con un forte applauso, perché è lui che apre le danze, o meglio che apre le note con l'organetto, e sto parlando di Stefano Di Paolo. Ciao Stefano, possiamo scambiare due parole? Stefano, quanti anni hai? 12. Ma questi occhiali sono veri? C'è la... Guarda come sono puliti bene. Sembrano così puliti bene che sembrano, sai, quelli della moda che si mettono giusto per. Ma questo capellino riccio è tuo o te lo sei fatto come faccio io? Oh, maschietto, giù, ma come ti viene in gamba? Io quando vado dal parrucchiere è giusto per tagliare. Ma tu hai dimenticato di tagliarli o vuoi crescerli lunghi lunghi? Senti, dalla regia, non so se senti, e lui è il fisarmonicista del Work in Progress.
non ti dà un calcio perché è gentile, ma ha detto che ci dobbiamo fare più a centro. Tu sei l'artista, te lo spostiamo noi, non ti preoccupare. Oh, da quanti anni suoni l'organetto, Stefano? Da 2 mesi. E da dove vieni, hai detto? Lusco. Ma mi sa che tu, Tonino, di dove sei? Nilo, dopo Nilo, dopo quello che sia. Quindi lo conoscevi a Stefano, sì? Di vista. Caro Stefano, sì. Quindi da soli 2 mesi, vediamo un attimino, Stefano, chi è il tuo maestro? Tony Cipriano. Ah, Tony Cipriano, ragazzi, lo conoscete Tony Cipriano? È vero che Cipriano è un cognome tipico di qua, ma come no? Zeketam? Ci state? Un grande gruppo, un grande Tony, facciamo un applauso a questo maestro splendido. E vai a scuola quindi di musica di Tony a Nusco, giusto? Tony, io so che sei nei paraggi, guai, e dico guai, facciamo un applauso affinché Tony salga sul palco quanto prima. Tony, io lo so che ci senti, chissà dove sei con la famiglia, avvicinati al palco e sali un pochettino. Allora, dalla mente e dalla bravura di Tony Cipriano, trasmessa a te in solo 2 mesi, Di Paolo. Stefano, con che cosa ci allieterai? Con un bacio piccolissimo, Fox. Forza ragazzi, a parlare. Difficile, contorto, leggi, solfeggia, i ragazzi si allontanano. Invece se già porti una canzoncina e suonano già a casa, tutti sono più felici. Tesoro, che cosa ci canti dopo? Meglio canti, che cosa ci suoni? Deformazione professionale. La Cilentana. E che cos'è la Cilentana? Come la possono ballare queste splendide coppie? Come volete, secondo te che tempo è? Un altro valzer? Ah, un valzer. Ecco, una tarantella. Tanto, ma sai una cosa? Che loro sono così specializzati, così bravi, che come si mettono in coppia e sentono le prime battute già si muovono da soli, come i soldatini, veramente, sono bravissimi.
Signori e signori, mi raccomando, fate i complimenti a chi suona, perché se li vede ballare miglioreranno e suoneranno sempre meglio. Facciamo un applauso a Stefano. Guarda il pubblico un attimo. Tra gli artisti, sai che si fa? Ci si guarda a volte anche per chiamarsi un finale. Tu da consumato, è vero, l'avete notato? Si è guardato con Settimio. Vuoi sapere il parrucchiere? Senti, si è girato verso Settimio e ha detto: oh, tirati il finale perché sto per tirare il finale. Complimenti, tesoro. Allora, quest'anno ti faccio vedere che cosa c'è, Lidia, grazie sempre della tua partecipazione e del tuo aiuto. Tira fuori, è di vetro, fai piano e fallo vedere al pubblico, giralo verso il pubblico. Questo è il gadget che abbiamo già presentato ieri, facciamo un applauso all'azienda Francesco Memmolo, fatto rigorosamente a mano per la 30ª edizione del Festival dell'Organetto che si tiene qui a Piano della Croce. Questo te lo porti tu e visto che dopo solo 2 mesi, penso che ci rivediamo anche l'anno prossimo. Un'altra cosa, chiamiamo il presidente dell'associazione Organetto 2011, Nicola Perrotti, ci tiene a dirvi una cosa, io faccio da portavoce. Tutti i ragazzi, non solo i partecipanti, fino a esaurimento scorte, riceveranno offerto dallo sponsor la maglietta CDR, quindi abbiamo un'età comprensiva che va dagli 8 anni ai 13-14, per cui dietro le quinte, non qua davanti, daremo sia le magliette offerte dallo sponsor CDR Auto Nuove Usate di Frigento, sì, sia di Publielle
i cappellini per bambini sempre, quindi PBL per i cappellini, CDR auto nuove usate, di Trigento per le magliette. Ora ti porti a casa tutte queste belle cose, ma mi raccomando non distogliere la tua attenzione dallo studio. Per tutti coloro che vogliono la maglietta, c'è chi dietro le quinte vi darà una bella maglietta per l'età che avete, quindi se c'è qualche bimbo che vuole la maglietta, ciao carissimo, dimmi. Però sono bambini. Eh sì. Abbiamo pensato ai ragazzi, non c'è problema, figuriamoci, i grandi ce le hanno le magliette, anche i bambini, però i bambini rimangono sempre più felici. Ormai è un'epoca in cui ci facciamo più caso a tante cose, o no? È vero, invece prima proprio uscivamo pazzi per il cappellino, volavano qui a Trigento. Allora, io volevo fare un applauso, abbiamo parlato già di due sponsor, dobbiamo fare un applauso anche alla collaborazione del Cavalier della Noce con i suoi meravigliosi organetti che viene da Teramo, ed è l'applauso, ragazzi, ma io è come se non ci stessi. Che vi devo dare? Ah, mi ha detto Nicola che dà 100 euro a quello che applaude più forte. Bravo signore. Vediamo se lei ci vuole l'audiometro per vedere chi è più bravo. Invece no, non dovete essere venali, bisogna applaudire sempre. E poi ringraziamo anche la Pure Music di Montella, la Sitec, un sacco di sponsor che partecipano affinché ci sia questa bellissima manifestazione. Vi ricordo ancora qui i ragazzi in cucina che non mi sentono mai ma che puntualmente mi chiedono, ma già ringraziato che siamo qui a sudare sette camicie. Ragazzi, prossimo concorrente, ma non si chiamano concorrenti perché qui sono tutti per divertirsi e semplicemente partecipare, per far vedere quanto ci tengono a questa tradizione e quanto i loro genitori sono stati attenti a vedere e a stare a sentire che il loro cucciolo è pronto, è attento e volenteroso di imparare un qualcosa che sa di antico, che chissà dove ha visto, così come hanno fatto i genitori di Fruccio Donato. Donato, tu ispiri curiosità, ti chiami Fruccio Donato, ho detto bene, dice, ma quella mo si scorda il nome mio, deve dire tante cose. Ho detto che ti dovevo fare delle domande. Quanti anni hai? 11. Solo 11, fatti un po' più avanti, non te ne andare dietro che tanto non te lo do in testa il microfono, eh. Poi, che classe hai fatto fino a mo? Solo la quinta, già sei alto così, ho il cappellino. E come sei andato a scuola? Mi hanno detto che non c'è male. Secondo te studi meglio a scuola o studi meglio l'organetto? A scuola. Studi meglio a scuola. Mamma, papà, dove state? Non va bene, devono andare di pari passo. Chi è il tuo maestro? A te, te ne tieni persino due, vai una volta da uno e una volta dall'altro. E questo, diciamo, questo look esagerato che fa pandan con il mantice del tuo organetto, chi l'ha pensato? Tu? Mamma, è arrivato qualcuno dall'alto e ti ha messo il cappellino e il cravattino. Chi è stato a pensarlo? Tutti insieme, dobbiamo fare una cosa speciale. Allora veramente un applauso va, uno, al fatto che sei venuto qua e quindi suoni la tua prima volta. Ok, ti stanno mettendo il microfono. Facciamo un applauso, bravi, 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 bravi. Che Donato è comunque emozionato. Quando non rispondono, indaga a loro, sapete quante ne hanno dette? Non avete idea. A parte a me quante me ne hanno dette. Però io ho detto, mo che sali, visto che sei bellissimo con questo cravattino e questo cappellino, fa già l'artista, ti devo mettere in croce. Ti devo fare 3001 domande. Sei pronto? Mi dai le spalle, non fa niente. Che cosa ci suoni? Tarantella Pasana e la scelta. E da quanto tempo stai studiando l'organetto? Gennaio 2019, facciamoci i conti, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, 7 mesi. A te. Thank you.
per te la tua dose di applausi, ma non finisce qui perché Donato ci deve fare un altro brano. Donato, sai che non ti ho chiesto da dove vieni? Morra de Santi. Donato viene da Morra de Santi. Il prossimo brano che ci farai ascoltare e ballare? La Cilentana. La Cilentana, su a ballare! Vai! Carissimo, quindi 7 mesi, continua di nuovo, continua sempre a suonare. L'anno prossimo ci vediamo di nuovo? E cambierai il look? Ma lo vuoi dire a loro? Lo fai come promessa? Allora, imparate questo ragazzo, l'anno prossimo sarà sicuramente più alto, ci vuole poco, perché loro crescono veramente incredibilmente veloce. E l'anno prossimo, insieme alla famiglia, nel gruppetto loro, vediamo cosa creeranno e quando Donato verrà saremo bene attenti. Anche perché quello che noi diciamo è che come ti sei vestito e te quanto sei alto e te quanti anni hai, noi lo vedremo sempre perché tutte le edizioni della Festa dell'Organetto da un bel po' di anni sono registrate. Se scrivete Festa dell'Organetto ci sono tutte le gallerie con le foto e i video dei vari anni. Ok? Allora anche per te ovviamente ci sarà Nicola, la maglietta per lui, cappellino di Pupiele che porterai come ricordo, sarà pure questa la divisa, ma non ti entrerà l'anno prossimo, ma quello che sicuramente ti farà più piacere ricevere è il regalo che la Festa dell'Organetto ti dà per poter ricordare la 30ª edizione, quindi la tua prima partecipazione alla nostra bellissima festa. Ciao Donato! Benissimo, la festa deve andare avanti, sono felicissima di averlo rivisto perché all'inizio era talmente piccolino per l'età che aveva, piccolino, un uomo, io lo dico, è un uomo in miniatura, è un bonsai, è speciale questo bambino.
Non mi viene manco da dire bambino nonostante abbia solo 9 anni. Ha iniziato qui ad esibirsi quando ne aveva 5. Sto parlando, signore e signori, del grande Cornacchia Francesco. È un consumato, è un consumato. Ciao Francesco. Ciao. Non ha paura per niente, ma ti posso fare una domanda? Sei emozionato un po', via? No. Niente, come se sei? Li conosci tutti? Alcuni. Ma tu da dove vieni? Da Vallata. Da Vallata? E abitavi là l'anno scorso, eh? Sì. E potevi rispondermi, vengo dall'anno scorso, come ti dissi già. Sei educato, lo so. Questo ciuffetto biondo è frutto di un parrucchiere moderno? Sì. Ma sei tu che ti consigli l'acconciatura? Ah, qualche volta dice aspetta, mo ti concio io per la festa dell'organetto. Questa volta ha pensato così, un po' sempre il mantice, dell'organetto. Ascolta, chi è il tuo maestro? Non te l'ho mai chiesto. Nico Belmonte. Ma Nico Belmonte si è esibito l'anno scorso, Me lo ricordo Nico Belmonte. Domani sera si esibirà il tuo maestro, quindi. E Nico Belmonte dove fa lezioni a te? A casa. Ma che comodità, questi maestri vanno a casa, bussano, vi sedete. E che ti assegna ogni settimana? Una canzone. Una canzone? E poi ha detto, quest'anno ci abbiamo pensato un poco, dietro le quinte io l'ho intervista, no? Ha detto, quest'anno non potevo portare una solita cosa, altrimenti rischiavo che qualcun altro la suonava. Allora, che cosa hai portato? Una pizzica. Però faccio prima la porta del tempo. Polca del Trillo e poi la ripresentiamo, va bene? Signore e signori, Francesco! Nico Belmonte, non vedo l'ora di sentire pure il tuo maestro. L'anno scorso mi sono deliziato anche con lui, è stato bravissimo.
Senti, ma tu hai intenzione di studiare sempre l'organetto? Sì. E che sviluppi pensi per il tuo futuro? Vuoi fare un'orchestra? Sì, voglio fare una banda con mio cugino. Quanti anni ha tuo cugino? 15. Questa sera ci sarà qui tuo cugino? Sì. Lui che suona? Sempre l'organetto. Facciamo una banda con due organetti. Lui suona pure la tromba però. E io il Ah vabbè, quindi è un gruppo misto, faremo parecchie cose, io poi verrò lì a ascoltare e a vedere. Allora, ora presentala con tutto il tuo cuore perché è un brano che hai preparato veramente con tanta intenzione. La pizzica. Signore e signori, presento la pizzica. Può fare anche il presentatore. Da lontano? E scarpette lucide, bellissime! Senti, io so che più tardi hai fatto un qualcosa, una sorpresa, non si dice niente, vero? Allora, noi più tardi sicuramente lo rivedremo, quindi questa sorpresa ce la conserviamo, resterà ancora fra di noi. Intanto ti regaliamo il nostro bellissimo premio, grazie lì. Eccolo qua. Questo è il suo quarto, premio che porta, quindi 26, 27, 28, no, ho sbagliato, 27, 28, 29 e 30, ce le hai tutte e quattro, giusto? Ma questo mo se lo prende mamma? E se non lo porti come svuotatasche sul comodino? Va bene, ogni anno ti sfrutto con qualcosa. Ciao Francesco, ci vediamo dopo! Allora, signore e signori, facciamo un applauso a questi ragazzi che stanno fremendo dietro le quinte, ai ragazzi che si sono già esibiti, ma soprattutto facciamo un applauso a loro che sono Folk in Progress, vi faranno compagnia. Folk in Progress a tenervi in compagnia. Allora, per Fox, dai, tutti al centro, la voce Lidia, ma... Marina. Sola, sola.
chiudiamo con una canzone popolare. O pastore, signori, se è possibile fare un po' di spazio, grazie. Allora, ci siamo, vai giù. Mi raccomando, visto che siamo tutti in ferie, anzi voi siete tutti in ferie, perché io lavoro. Sì? Di questi periodi? E come no, questi periodi si lavora, sai. La gente li devi trasportare da una parte all'altra. Non te fa vedere. È vero, eh? Andiamo, pastore, vai! Per chi balla intendo, grazie. Ho visto la zitella, questa la dedichiamo a tutte le zitelle che ci sono nella piazza. Ce ne sono secondo te di zitelle? Dove sta? Ho detto zitelle, no zitelli. Ah, guarda questo, giortami. E vai vai, Fox. Allarghiamoci, allarghiamoci.
molto bella e mi sono innamorato, che sogna una famiglia, un marito e tanti figli, e credo nei valori e ancora nell'amore. Perché ieri non ne abbiamo avute di partecipanti donna, cioè. E questa sera invece la prima ad aprire finalmente la festa dell'organetto al femminile è una nota artista. Lei, nonostante la giovanissima età, ha già cavalcato tantissime volte palcoscenici dove ci sono vari gruppi che la ospitano e lei col suo organetto li fa già ballare. Sto parlando di Brullo Antonia. Mettere le zio Antonia, guarda come sono preparati, pronti e veloci i nostri amici. Intanto Antonia, ti posso fare qualche domanda? Da dove vieni? Da Nusco. Da Nusco?
E quindi tu da quanto tempo stai suonando l'organetto? Io ti ho vista che eri piccolina. Da gennaio. Dall'anno scorso però, questo? Ma sei sicura? Dove ci siamo viste ieri? Una volta ci siamo viste su un palco, o dove? Faceva freddo però, Sì, hai ragione, era a Sanremo, perché a Sanremo ultimamente hanno portato l'organetto. Mamma Marianna ha detto, oggi per la festa dell'organetto ti faccio i capelli lisci lisci e saliceranno mentre suoni, perché lei è veramente una peperina, voi non avete idea, è vivacissima. Si gira le pagine perché deve centrare. Senti, tesoro piccolo, da gennaio chi è il tuo maestro? Toni Cipriano, io ti sto chiamando da un sacco di tempo, mi hanno detto che l'hanno visto qui sotto, lo avete visto voi Toni Cipriano? Toni, ci sei Toni? Vuoi vedere se c'è Toni? Ci sta? No, signore e signori, lui è Toni, vieni, vieni. Ma no, come è Toni? Cioè questo fa centinaia di date all'anno, ancora si fa rosso, non ci dà sapere. Carissimo, mamma che piacere. Allora, Toni, come sta andando la tua tournée? Direi abbastanza bene. Non c'è giorno che non vedo una diretta degli Zeketam. Ragazzi, io non so se avete avuto modo, e se non avete avuto modo basta andare su YouTube e scrivere Zeketam. Puoi dirlo in pubblico Zeketam da dove arriva? In che senso? Il nome. Allora, è una parola mista da zeche, che zechetiare è un termine frigentino che vuol dire dondolarsi, muoversi, e tamburo, quindi muoversi al ritmo del tamburo. Grande, grande, veramente sono dei ragazzi spettacolari, hanno curato uno spettacolo e portano in giro le tradizioni con una maestria, un sorriso, una dedizione incredibili. Io di locali ne voglio bene tanti, però Zeketam nel mio cuore, veramente. Li vado a vedere appena posso, quando posso, anche se sono sola, mi imbarco e ti vengo a sentire. E sono veramente spettacolari. Grazie anche che ti stai dedicando a portare avanti una tradizione, perché hai ragione, l'età passa, magari poi la voglia di suonare, di salire sempre su un palcoscenico purtroppo si demanderà. Però quel che resta è la professione, quindi quella di insegnare. So che insegni a bambini piccoli e anche a più grandi. Dove c'è la scuola? Allora, diciamo che una sede è a Nusco e ne stiamo progettando di aprirne altri in altri paesi. E nei dintorni ho un po' di ragazzi che seguo privatamente, insomma. E nasce tutto appunto dalla voglia di conservare più che altro la nostra identità. Ok, che è fatta di tradizioni, di musica, di strumenti popolari. Allora, insegnando a questi piccoli di 6-7 anni, anche più grandi, insomma, però i bimbi di più piccoli la protrarranno anche per decenni, insegneranno ai loro nipoti, ai loro figli, quindi la nostra identità non morirà mai. Questo è il mio più grande obiettivo. E questo veramente noi ce l'auguriamo di cuore, grazie a te, grazie anche a persone che come te fanno quello che stai facendo tu. Ti auguriamo veramente tanta fortuna per i tuoi allievi e per la tua tournée, per sempre. Salutiamo tutti i ragazzi, un bacione. Toni Cipriano! Grande incontro! Allora, Toni Cipriano è qui sopra, l'hai promesso che dopo ti devi esibire. Allora, si dovrà esibire a tutti i costi, altrimenti stasera non va a casa. L'ha detto il presidente dell'associazione, Toni, se ce la fai. Io so che Toni sta facendo tantissimo, quindi ho evitato di chiederglielo, anche perché sicuramente si sentirà dalle tue note la maestria del nostro carissimo Toni Cipriano, un ragazzo come noi, che non si è assolutamente montato la testa e di sicuro lo potrebbe fare veramente. Allora, primo brano della nostra meravigliosa Antonia è... Prima Tarantella! Thank you.
applauso. Grazie Brullo Antonia. Quanti anni hai, Brullo Antonia? 7. Ma l'avevamo già detto. Come? Tu sei più giovane di me, te lo devi ricordare, te l'ho già chiesto prima, secondo te? No. Allora non sono poi così vecchia. Prossimo brano? Iuccidella. Iuccidella. Gliela facciamo trovare. Ci siamo, Iuccidella. Antonia. Iuccidella, o Pampanello, Iuccidella, qua c'è scritto Pampanello, ho letto Pampanello. Come funziona? Sempre la stessa. Dicela a quello che è sempre la stessa, io che non ne capisco. Ho letto. Lei c'ha la verba. Aspetta, dove vai? Ti possiamo intervistare un altro pochettino. Tu non hai mai partecipato alla festa dell'organetto? Mai. Mai. E intendi venire l'anno prossimo, vero? Vieni più qua che se no non ti riprende, sei alta quanto allergia ancora. Verrai o sì, sei alta quanto allergia? Sì, vorrei. Verrai, verrai di sicuro. Anche per te? Ecco, guarda che bel regalino che ti diamo. Portalo a casa, tienilo stretto e mi raccomando che sia il primo di una lunga, lunga, lunga collezione. Un applauso forte, forte ad Antonia. Ci vediamo l'anno prossimo. Ciao, cucciolotto. Ciao. E così non ci fermiamo più con la parte rosa, perché... Sempre da Nusco abbiamo un'altra ragazza, vieni avanti! Eccola, bellissima Giovanna! Giovanna, anche tu da Nusco, vero? Come fai cognome? Nesta. Lei è Nesta Giovanna da Nusco e quanti anni hai? 8. E da quanto tempo suoni? Da ottobre. E mamma dov'è? Mamma, alza la mano, eccola la mamma. Mamma, saluta in televisione che così ti rivedrai. Oltre alla sua che sta facendo di registrazione, ci sarà anche la registrazione che va in diretta streaming. Dopo salutiamo tutte le persone che ci stanno mandando i messaggini. Tu da quanto tempo suoni? Hai detto da ottobre dell'anno scorso, quindi fra poco fa un anno. Chi è il tuo maestro? Toni Cipriano. Toni, c'è pure un'altra bimba. Bello Toni, stai facendo una bella squadretta, Mi raccomando, continuate a seguirlo. Poi dobbiamo fare una cosa speciale con tutti gli allievi di Toni Cipriano. Che cosa ci fai ascoltare per primo brano? Serenata Montellese. Serenata Montellese. Thank you.
applauso. Brava Giovanna, bravissima. Allora, ti vedo un po' intimidita. Beh sì, hai ragione, ti batti più forte il cuore? Però prima era più forte, ti ricordi? Dietro eri un po' più tesa, ora ti sei già un pochettino adeguata. Questa è l'emozione del palcoscenico che sentirai ogni volta che andrai a suonare. Tu hai intenzione di continuare, giusto? Sì. Ma invece di... io devo farvi spiccicare più parole, anziché sì e no, devo fare una domanda che prevede... Ti piace studiare? Molto. Che cosa? L'organetto. L'organetto, quindi sei più brava in organetto che a scuola? Vabbè, l'importante è che comunque andando li fai portare un pochettino a passo tutti e due. È giusto che se vai bene a scuola vai bene in organetto va bene anche a scuola. Non è normale che uno suona bene e poi è ignorante, che non capisce niente, che poi a scuola fa il cattivo. Ma tu sei femminuccio, a te non succede, questa è una malattia che prende i maschietti, non ti preoccupare. È vero, i maschietti sono più monelli, danno fastidio. Voi a tutte le età, non è che voi non li sentite, ma muculano, si lamentano sempre. Prossimo brano. Pampanella. Pampanella. Andiamo con Pampanella, Luce Bella, eh. Sarà questa benedizione che sia il primo di una lunga serie. Buono studio sia dell'organetto che della scuola, mi raccomando, sempre più forte, ok? Ciao! Ciao! Ciao a tutti! Prossimo concorrente, sempre più alto, direttamente da Guardia dei Lombardi, si presenterà da solo, signori e signori, lui è... Giuseppe Di Giorno. Giuseppe! Quanti anni hai ora, Giuseppe? Uno di più dell'anno scorso, lo so, però la gente magari non tutti se lo ricordano. 13 anni. Caro Giuseppe, questa da quante volte io vengo è la tua? Quante volte che vieni qua tu alla... Terzo anno. È il terzo anno di seguito, tra l'altro, che vieni. Quindi immaginate un po', l'anno per anno te li vedi qui davanti crescere. Ma la cosa bella non è che loro crescono ed è una cosa giusta, è che continuano a suonare. Quindi nonostante, lo sapete, l'età, internet, interessi un po' particolari, un po' diversi, chi suona e chi ci tiene non lascia e non molla. I signori vogliono ballare, tu sei pronto a fargli ballare con cosa? Facciamoci un po' più avanti, vieni, poi ti spostano il microfono un po' più avanti. Ok.
Vi state mettendo un po' d'accordo? Tutti pronti per mettere la guida? Folk in progress, non solo sono bravi, sono anche simpaticissimi. Primo brano che ci farai ballare? Polka Lucana. Polka Lucana, a te. Allora, mi raccomando, seguitelo Tony Cipriano, veramente è un artista di nostri. E che ti volevo dire? Ma tu da grande che vuoi fare? Allora, io vorrei fare un applauso a un ragazzo che ha capito che sa da fare. Ma che sta signora? Una comare di battute. Comma? Lo state seguendo veramente questo ragazzo, dal battesimo ad oggi. Ecco. Quando uno si prende un impegno, quando diventi comare e compare, nel senso normale, perché poi ci sta comare e compare che sono da cosa, non pensate sempre a male, quando ti prendi questo impegno si dice che devi seguire insieme ai genitori il percorso di quello che hai o battezzato o cresimato, ma puntualmente questa cosa si dimentica e si ricorda solo a Natale e a Pasqua perché c'è ma fu regalo mamma che botta in fronte, non è così, vedi lei dove sta? In un momento particolare della tua vita è un percorso che tu fai, per carità non è, però comunque c'è l'emozione, la comparella dove sta qua, come si chiama? Claudia. Facciamo un applauso con me. A Claudia, brava Claudia, continua a riprenderlo veramente. Allora, il prossimo brano che ci vai a presentare, che avete preparato tu e Tony? Polka del soldato. Polka? Del soldato. Polka del soldato, la dedichiamo a tutti quelli che fanno il militare? E non solo, va bene, Polka del soldato!
l'anno prossimo sempre con la gommarella che verrà. Tu sei sposata? C'è un bambino o bambina? Suonerà l'organetto? Chi è il padre? Papà, fatti vedere. Sei tu il papà? Auguri, tu suoni pure tu. Vabbè, ti sei iscritto. Hanno fatto un avanti uno dietro. E quell'altro, dicevano poco vici. Vabbè, all'amore non c'è confine. Ah, io sto scritto, dica la verità, che te ne importa, potrei dire il cuore è bello. Vabbè, ci vediamo l'anno prossimo anche per te il gadget, è il terzo, vero, che ti porti a casa, mi hai detto. Ci siamo ragazzi, ancora andiamo avanti col prossimo concorrente. È un po' bravo, vero, bravo, bravo. Prossimo concorrente, Mirra Marco, doppia M, porta fortuna. Marco, mamma mia, Marco, quanti anni sono passati? Lo so, Marco. Senti, poi ci hai fatto 18 anni, eh? Hai fatto una bella festa? Sì, sì. Ops, ti hanno regalato l'organetto nuovo? No. Niente. È l'organetto dell'anno scorso? Vabbè. Senti, da dove vieni? Lo vogliamo dire alle persone che dite non si ricordano perché l'anno scorso non c'erano? Apice. Lui viene da Apice e so che il tuo maestro si chiama... Nico Belmonte. Che domani si esibirà. Voi non ve lo ricordate, Nico Belmonte, è un bellissimo ragazzo, ma suona veramente divinamente domani. Mi raccomando, tutti numerosi perché verrà come ospite e suonerà per noi. Che cosa ci hai portato questa sera per farci ballare? Un valzer e una musica. Prima il valzer, giusto? Signore e signori, mi raccomando, coppie, facciamo più grande la pista... Balzer! Thank you.
Marco, ma tu stai andando a scuola? Sì. Che vuoi fare dopo? No. Continuerai l'università? E che scuola stai facendo? Agroalimentare. E quindi va bene, c'hai un futuro già settoriale, va bene, se ci riuscirai. Speriamo bene, altrimenti dedicati all'organetto. Allora, prossimo brano, mi ricordo, era una polca? Titolo? La polca dell'organetto. La polca dell'organetto, giustamente, polca. Ma tu durante l'arco dell'anno suoni anche con altre persone? Vai a fare qualche improvvisata? Ti ospitano da qualche parte? Con gli amici. E questa è una cosa bella. Loro suonano come te altri strumenti? Sì, io organetto, chitarra. E quindi passate il tempo insieme anche così. Facciamo un applauso a Marco. Marco, anche per te il gadget. Direttamente dall'associazione Organetto 2000 Onlus, che ha pensato quest'anno a questo splendido piatto fatto da Francesco Memmolo a mano, dove c'è la nostra, il nostro simbolo, quindi questa è la tastiera dell'organetto, il numero 30 stilizzato per l'edizione bellissima che si terrà ancora fino a domani. Ti ringrazio per la partecipazione, speriamo di rivederci, ma sicuramente ci rivedremo l'anno prossimo. Ciao Marco! È il momento di far esibire di nuovo i musicisti, ma con un applauso particolare, perché nonostante sia venuto con la famiglia, purtroppo, oh che bello, chi fa musica alla fine deve sempre dare un piccolo dono e parte di se stesso. Lo abbiamo voluto fortemente, dietro le quinte lo abbiamo pregato, ma lui non se l'è fatto dire troppe volte. Una sola cosa, ha detto, ma io mi vergogno con tutti i chilometri che fa e i palcoscenici che cavalca. Tony Cipriano si esibirà questa sera qui a Piano della Croce per la festa dell'organetto. Tony Cipriano! Grazie Tony. Buona musica! Eppure io sto giovanotto lo conosco. Ma solo di vista.
Vero, Vai! Adesso ci prepariamo con un bel Fox. Eppure guarda, no, ti sto guardando, ma sto cercando di capire dove ti ho visto. È vero, Dovete sapere, con questo giovanotto, perché è un giovanotto, ci siamo conosciuti ben tanti anni fa. Eravamo un matrimonio che stavamo suonando con la chiave folk. Si presenta suo nonno e mi dice: Antò, c'ho mio nipote che vorrebbe suonare qualche pezzo. Arriva, era più grande l'organetto che lui, 20 anni fa,
Dove la quale quel giorno fu l'apertura di un lungo cammino insieme alla Chiave Folk, dove la quale siamo stati ben quanti anni insieme? 15 anni insieme. Quindi permettimi di dirti questo, ti abbiamo cresciuto e sei veramente arrivato al top. È stato buono. È stato proprio buono. E la cosa più bella è l'amicizia che resta per eterno. Allora, Tony, ci siamo, un bel Fox, vai. Alle 4, quindi hai voglia. Beh, volevo ricordarvi che domani sera c'è la finale di questa terza edizione della festa, o meglio terza serata della festa dell'organetto, e poi vi ricordo che dopodomani, se non avete niente in programma, sarebbe giorno 14, giusto? Sì. Siamo in località Fontigliano al Musco, quindi se non avete niente da fare vi aspettiamo là, ok? Allora, ci siamo, Tony? Ok, balze!
siamo, eh! Ah, vuoi l'applauso più forte? Sì, una bella polchetta. Questa la facciamo a 130 però. Giustamente, i limiti sono a 100, quindi 130 siamo veramente oltre. Vai! Vocabolario non permette a volte di tradurre l'emozione che si prova ad averti accanto quando suoni, veramente. No, sei un grande Tony, veramente sei un grande. Facciamo un applauso a Tony Cipriano, deve tornare a casa, c'ha un cucciolo da portare a casa. E beh, è stato un bellissimo momento, veramente, del tutto inaspettato poi tra l'altro. Allora, prima avevamo detto, sì, è Tony Cipriano, sì. Era Tony Cipriano, è andato via, andatelo a salutare da dietro, bravo. Avevamo detto prima, grazie alla diretta ieri, alcune persone sono riuscite a salutarci da lontano e quindi volevo salutare Luciano Flammia dal Brasile, ciao Luciano, Dora Santoli da Treviso, Evelina Cipriano Totino dal Connecticut, Tony Cipriano, ma quanti vi chiamate Tony Cipriano? Da New York, ciao Tony! E Lucia Montella da Stoccarda. Bene, questi sono gli amici che ieri hanno scritto e hanno salutato con parole bellissime.
le persone che hanno riconosciuto ovviamente nelle immagini e che non rivedono da tempo e quanto vorrebbero, hanno espresso, tornare qui qualche volta, però purtroppo il tempo passa, a volte diventa anche difficile fare un biglietto. Prossimo concorrente, prego, facciamo un bello sacchetto, eccolo qua. Anche lui è un veterano, quindi lo lascio presentare da solo. Come ti chiami? Urcolo Vidangonio. E vieni da? Vallata. Vallata, anche tu hai un maestro speciale che si chiama? Nico Belmondo. L'anno scorso eri qui, vero? E quindi quante edizioni tu hai fatto qui alla festa dell'organetto? 6 o 7. Quanti regalini ti sei portato a casa? Ma quindi da quanto tempo suoni? Quasi 8 anni. Quasi 8 anni. Primo brano che vai a presentare? Fox. Un bel Fox. Forza coppie, facciamo spazio e facciamoli ballare tutti numerosi. Antonio? La porca. Io so che dopo non vai via, vero? Devi fare una sorpresina, va bene, allora non anticipiamo niente. Vai con la polca, sai il titolo? Del grillo. Polca del grillo! Ballerini, via!
ma bravo veramente. Che belle poi queste coppie che hanno ballato veramente in tanti. Allora, è arrivato il momento della sorpresa. Mi sa che dobbiamo avvicinare anche l'altro microfono. Allora, prima di iniziare questa sorpresa, no, vieni qua che te lo porta Nicola. Abbiamo da cambiare l'organetto. Nicola, presidente dell'associazione Organetto 2000 Onlus, facciamo sempre un applauso a questi ragazzi capitanati dal presidente Nicola, che da anni si impegna per questa festa. Nicola, ma sono 30 anni che stai in mezzo a questa festa. Sei tu l'ideatore? Sì e no, ha detto sì. Allora, vogliamo dire un attimino, questo organetto è stato messo a disposizione, per farlo vedere, per farlo conoscere, dal Cavalier della Noce, che sempre collabora con questa meravigliosa occasione della festa dell'organetto. Insieme a te abbiamo anche tuo cugino, che avete conosciuto poc'anzi, e sto parlando di Francesco Cornacchia. Vieni Francesco! Ciao, eccoti qua di nuovo. Lui me l'ha detto prima, ha detto stasera facciamo una sorpresa. Ma voi suonate molto spesso insieme? Sì. Abitate molto vicini? Sì. Quanti anni hai tu? Oh. Io 14, quasi. 15, tu? 9. E quindi tra poco tempo uscirete pure insieme e farete bisboccia, eh? Ma quello è già pronto, ma tu lo vedi com'è? Sembra un ometto già fatto. Che cosa ci andate a suonare? La quadriglia del camionista. E avete provato a casa tua? No, assolutamente. A casa sua? E quante volte avete provato? 4-5. Secondo te, che sei più grande, chi sbaglia di più? Sì. È bravo e gentile, adulto e umile. Secondo te sei tu che sbagli? Perché lui è più grande? Non è vero, vai. Comunque siete bravissimi. Quanto tempo avete studiato insieme per fare questa bella cosa? Non lo so. Ma niente, vi intimidite talmente, voglio vedere se lui riesce a rispondere. Quanto tempo pensi che avete studiato insieme? 10 minuti. Vai, non voglio dire niente, vediamo che cosa succede. Minuti, però giustamente la prima risposta ovvia quale poteva essere? Se tu poco fa mi hai detto mi allontano un attimo perché devo andarmi a ripassare la canzone, vuol dire che ci tenevi, quindi sai quante volte avete studiato? Lui già l'ha avuto, questo invece è per te, portalo a casa e fanne tesoro. Ragazzi, grazie per questa splendida sorpresa. E torniamo al nostro argomento, alla nostra esibizione, a presentarvi ora un ragazzo bellissimo, tra l'altro è dell'anno scorso, molto più piccolino, lo ritrovo sempre più bello, più grande. Qua veramente andando avanti, loro fanno grandi. Covino Anthony! Ciao! Ciao, vieni più avanti, altrimenti dopo non posso passare io.
Caro Anthony, anche tu molto elegante, bellissimo. Ti fa fatica metterti il cravattino, questo coso, il papillon? No. Da quanto tempo suoni? Da 3 anni. Da 3 anni. Quanti anni hai? 9 anni, quindi avevi 6 anni quando hai iniziato. Chi è il tuo maestro? Silvestro Falco. E tu da dove vieni? Io da Morone. E la materia che preferisci di più studiare a scuola? Matematica. Ha detto quasi come se fosse scontato. Come ti viene? Matematica. E quindi una poesia in italiano ti riesce difficile? No. La fai lo stesso? Però matematica è la cosa che ti piace di più. E quanto tempo dedichi all'organetto ogni giorno? All'organetto, dipende dal giorno dove sto. Dove stai? Perché a volte stai da una parte, a volte stai da un'altra. Sì. Perché i genitori vanno al lavoro, sicuro? Mia madre sta a casa a fare le pulizie, mio padre va al lavoro a Lema. E quindi tu rimani a casa e studi tutti i giorni le canzoni. Dove stanno mamma e papà? Ciao mamma! Mi raccomando, rimano a casa, usci. Sempre a casa a fare le pulizie, quasi ti fermi. Mi raccomando, questo è il ruolo che devi fare tu dalla mattina alla sera. Non suonare mai l'organetto, da essere in mente che cosa. Lo sai che io invece voglio andare a lezione di organetto? Dopo tanti anni che vengo a presentare la festa dell'organetto, mi è venuta la voglia di imparare l'organetto. L'anno prossimo mi suono un brano con l'organetto anche io. Con te. Primo brano. Rotolì rotolà, la sapete questa canzone? È bellissima, tutti a ballarla. Ai rotolì, rotolì, rotolà. Vai. Bello, conciso, preciso. È durata quanto doveva durare. Non è aspettato a Tonino che dice ultimo giro per far finire i ragazzi, altrimenti si prendono un sacco di tempo. E dice, ma sai che cos'è? Che l'emozione a volte ai ragazzi fa dimenticare quando mi fermo e quando mi fermo e quando... Allora ogni nota vanno avanti per un giro intero. Prossimo brano. Serenata sotto la luna. C'è la luna, ha detto serenata sotto la luna. Parlano a bassa voce. C'è la luna, però io non la vedo. Comunque, buona serenata sotto la luna. Con le note dietro. Vai, vai. Thank you.
siamo, eh! Sto portando anche per te il bellissimo piatto che è il gadget di questa edizione della Festa dell'Organetto. Siamo alla 30ª, ci vediamo l'anno prossimo, ci salutiamo da persone adulte con la stretta di mano. Quale mano questa? Bravo Anthony, ci vediamo, ciao caro. Allora, nel frattempo vi dico subito, siamo arrivati all'ultimo partecipante di questa seconda tappa, di questo secondo giorno, di questo secondo appuntamento. Dopodiché ovviamente potrete continuare a ballare con il gruppo Folk in Progress, per cui rimanete qui e nel frattempo a presentarvi subito il nostro concorrente. Lui è Giuseppe Crippo. Hai indovinato, vero Giuseppe? Ciao Giuseppe. Ciao. Sai una cosa, Giuseppe Crippo, GG, prima pure c'era un certo Marramarco, MM. Mi dicevano che la doppia del nome, quindi la G del nome, se si trova con l'iniziale del cognome porta fortuna, per cui c'è la doppia, GG. Quindi tu sei fortunato. Tu sei fortunato? Abbastanza. Hai giocato qualche volta? Sì. No. No, no. Hai giocato che giochi, che ti voglio dire, le figurine, hai vinto le figurine. Più o meno, a soldi non è giocata ancora, vero? Bravo, vero papà? Dove sta papà? Non ti preoccupare papà, non sta giocando alle macchinine, non ti preoccupare. Però ha detto che è fortunato, e dimmi dove ti sei sentito fortunato, dici wow, veramente è capitato a me. Non saprei dire. Ma come, sei così bello, sei così alto, c'hai due mani, riesci a suonare? Sei fortunatissimo, guarda quanta gente è fortunata. Guarda quanti siamo fortunati, tutti fortunati. Questo significa avere tanta, tanta fortuna, non è scontato. Avere tutto quello che abbiamo e che ci permette di fare tante cose. Tu da quanto tempo suoni? 3 anni. Da 3 anni, da dove vieni? Morra de Santis. Moltissima gente da Morra, quindi da Morra de Santis, lui è Giuseppe. Il primo brano che ci fa ballare? Tarantella San Gerardo. La tarantella di San Gerardo. Allora, prima di iniziare volevo salutare, visto che siamo in diretta, volevo salutare mia sorella che mi ha mandato un messaggio, ha detto mi saluti visto che siamo in diretta stream, e poi dobbiamo salutare, vai, dillo tu, Angela Guarino. Quindi Angela Guarino e mia sorella Patrizia, ciao. Allora ci siamo? Vai. Oh,
capito? Facciamolo un applauso, bravo! Bravo sì, Giuseppe! Andiamo subito a presentare il prossimo brano, sei tu che stai chiudendo questa sera, lo sai? La stai solo chiudendo a livello di partecipanti, perché per loro continuano a muoversi a ballare con la musica meravigliosa, le note del nostro gruppo, del gruppo Folk in Progress. Prossimo brano che vai a suonare, ma tu suoni? Dopo suonicchi? Quanti anni hai? Hai visto che bimbo piccolo? Ehi, giovanotto, ciao. È certo che ti metti scuorno, è normale. Adesso vera accuse, te ne vivi. L'organetti mangia ciao per giovanotto. Ma voi suonate, vi chiudevate a mantice, no? Pure lui. E invece mi è rimasto, ma che faccio? Come ti chiami? Antonio, quanti anni hai Antonio? Solo? Solo quattro. Antonio, mi dici perché non stai suonando qua sopra pure tu? Vuoi venire a suonare dopo? Un brano lo vuoi provare a fare? Bene, io mi siedo vicino a te. Intanto lui sarà una special guest. Questa sera un bambino di 4 anni, bellissimo da guardare, non potevo non presentarlo. Anche solo per farci una foto ce lo mettiamo qua. E invece tu in che ci vai a suonare? Una serenata lucana. Una serenata lucana. Thank you.
qua Giuseppe, anche per te. Un regalino. Grazie sempre. Facciamo un applauso a questa splendida fanciulla, che bella che è, che ci sta veramente agitando e aiutando, sia per la sua bellezza che per la sua gentilezza. Abbiamo fatto una prova, vediamo se è vivo. Aspetta. Hai detto che sei fortunato? C'hai ragione, non si è rotto. Giuseppe, ci vediamo l'anno prossimo? Sì. Mi raccomando, continua a studiare così che sei veramente bravo. Ciao Giuseppe, questa è la chiusura di questa seconda serata dedicata alla festa dell'organetto e tutti gli amanti dell'organetto. Però se Antonio mi fa questa cortesia, vieni Antonio, vieni. Vieni Antonio, vieni, ciao. Posso vedere questo organetto? Ma è bellissimo, vieni, vieni. Posso suonare un po' anch'io? Sta qua papà, vieni vicino a noi. Gerardo, fai sedere Antonio, il papà vicino. Ah. Amore, vogliamo far sentire due note? Ci vogliamo provare? Quanti anni hai? Dillo a tutti. Là c'è la televisione, guarda, ci sarà sicuramente un parente tuo che poi ti vedrà. Ciao l'addetto. Oh, ora facciamo sentire un po' di notine che hai studiato, fammi sentire, dai. Questo è Rutulà. Quello che è, non importa. Antonio, bravissimo, ti meriti un forte applauso. Grazie, ma grazie. Questa è la musica, signori, tutte le età. Un bambino che ha 4 anni ha l'organetto come giocattolo, è spettacolare, che poi lo userà sicuramente per suonare e porterà in giro anche la sua arte. Allora, da parte mia, ci vediamo domani. Mi raccomando, accogliete numerosi. Mi raccomando, comprate il biglietto della lotteria, così domani facciamo l'estrazione e vedremo chi si aggiudica la panda e tutti gli altri premi. Mentre invece, con un forte applauso, riapriamo il vostro tempo, cari Folk in Progress, a voi lo spettacolo. Arrivederci, grazie.